state espropriate, che non sono state zitte. Hanno fatto questo delitto, perché la grande colpa, il granello di sabbia nel granaggio è per queste persone che hanno fatto casino, dovevano starsene zitti come i loro grandi cipriota. Invece no, hanno fatto un po' di casino, ma hanno provato a far stare zitti tutti. E quindi tenete presente una cosa, quello che vi dicono gli organi di informazione, gli organismi di informazione, i giornali, i telegiornali, è filtrato, ma peggio dei tempi del Buce, è filtrato. E la prova è andatevi a riguardare i giornali, riprendete adesso su internet, è facile andare gli archivi, no? Andate a vedere i 15 giorni successivi l'esproprio dei cittadini delle quattro banche. 150.000 persone tirate a zero, non una riga sui giornali. Io compravo il giornale la mattina e dicevo adesso leggerò l'anniversario della banca. Il Pilates che prende, che torna di moda, la cucina fusion. I primi giorni poi non vi dico aiutati dal fatto che infatti la televisione Benelli Stefano poi pieno fino a loro. I primi giorni poi c'è stato l'attentato in Francia, motivo per cui hanno fatto secondo me subito il decreto, perché così facendo sapevano che tanto c'era la gente che parlava bene di attentati. Risultato? Per 15 giorni non se ne parlava. Io andavo in televisione, anche qui ci sono le registrazioni, andate a guardare di quell'epoca, nel corso, e mi chiedevano la prima boiata che mi passava in mente, senta, ma cosa ne pensa dell'inquinamento delle forme di sottili? Io le ma che non frega un tubo delle forme di sottili? Ci sono 150.000 persone che sono state espropriate, oh! Ah, sì, dedicheremo una puntata, senta, parliamo invece della cucina elettrica. Andava a finire così. C'è una famosa puntata sulla 7 dove avevo Mauro, il presidente dei deputati del PD, no? Dove mi chiedono il mio parere sullo sfruttamento dei bambini tamili in Sri Lanka. Giuro, guardate, non sono qui, andate a vedere. Allora io dico, guardate, il mio cuore sanguina pensando agli sfruttamenti dei bambini tamili in Sri Lanka. State espropriate, vogliamo parlare un secondo. Questo del PD prende e fa, ah, guardi, lei quindi vuol fare la polemicuccia di giornata. Cambiamo il discorso. Dopo c'è stato il suicidio. E a quel punto non hanno più potuto tenere la cosa sotto silenzio. E si poi dopo vuole strumentalizzare il suicidio. Oh, a quel punto basta, è partito nella sala delle informazioni d'emergenza, che io so come funzionano io, che conosco Sensi, che è quello che fa la propaganda per Renzi, gli ha detto, qui non possiamo più nasconderlo, partiamo subito con un risarcimento, vedrai che figata, e lui tutto vedrai che figata, facciamo un fondo del risarcimento e tu passerai per quello buono che restituisce i soldi ai cittadini. In quel momento ho visto la cosa su prima pagina di Repubblica e l'ho scritto e gli ho detto, vedete che c'è la cosa su prima pagina di Repubblica, è perché hanno deciso di cominciare a usare l'arma del risarcimento. E infatti il pomeriggio stesso c'era il fondo di risarcimento di 100 milioni per i cittadini. Ma risarcimento di cosa? L'hai fatto tu il decreto? Se io faccio la cosa e poi dopo ti risarcisco, cioè ti do un cartone che ti faccio saltare tre denti e poi dopo ti do un bel fondo per rimetterne uno. E devi ringraziare. Ma voi capite le menzogne con cui tutti questi argomenti vengono trattati? Ma pensate un secondo a, non so, frasi che ormai l'euro irreversibile, la Banca Centrale Europea farà con debito in testa qualsiasi cosa, perché tutti i titoli di Stato dell'area europea sono perfettamente sicuri. Ma se tutti i titoli di Stato dell'area europea sono perfettamente sicuri, perché ci deve essere lo spread? Mi spiega uno perché due titoli che sono
ugualmente sicuri, come dice la Banca Europea, uno deve rendere il 3%, l'altro deve rendere il 2%. Se veramente fosse così, tu Banca Europea, che come abbiamo visto prima, stampi i soldi, compri tutti i titoli che rendono il 2%, vendi tutti i titoli che rendono il 3%, fino a che non pareggi il rendimento. Se non lo fai è perché tu non credi nel tuo valore. E quando vi dicono adesso il sistema bancario è sicuro, è solido, diciamo. Sì, è solido, ma sta passando allo stato gassoso, sublima. Il sistema economico, il sistema bancario è solido, benissimo. Se il sistema bancario è solido, tu fai una cosa molto banale, molto semplice: metti una benedetta garanzia statale su tutti i conti correnti e non spenderai un centesimo, perché se è solido non avrai bisogno di intervenire, no, con la garanzia. Cioè, se io faccio la, se io mi metto il mio patrimonio a garanzia di quello di Berlusconi, evidentemente, che è solvibile, evidentemente non avrò rischi, no, per il mio capitale. No, invece guarda caso questa non viene messa. Perché? Perché l'Europa